Buongiorno ragazzi, sempre da Place CrossFit BGY, io sono Simone. Oggi abbiamo un allenamento veramente veramente divertente. Perché è divertente? Perché ti permette di riuscire ad alzare il ritmo cambiando continuamente i gesti. Quindi possiamo riuscire a tenere un ottimo ritmo e riuscire ad allenarci al meglio. Per attivare questo super allenamento partiamo molto semplicemente da 4 minuti dove con una kettlebell andiamo a riprovare i movimenti di deadlift, attivando molto bene la schiena, andando a rivedere come sono gli allineamenti e come attivare al meglio il core. Non sottovalutare questa fase perché quando un corpo è ben attivato ti dà l'opportunità di funzionare ancora meglio durante tutto il WOD. Nella seconda fase, fatti questi 4 minuti di attivazione, ci prendiamo, allacciamo molto bene le scarpette da ginnastica e segniamo 8 minuti di andature. Nel WOD corriamo 4 volte per 400 metri e quindi cogliamo l'opportunità per rivedere al meglio la nostra posizione di corsa. Lo facciamo con delle andature, partiamo con delle andature semplici che sono delle piccole skip, piccole calciate, doppio impatto, doppio impulso, skip dietro e tutto quello che serve per riuscire a attivare il nostro piede, le nostre anche, le nostre ginocchia per riuscire a funzionare al meglio nel WOD. Ma adesso, una volta fatta questa fase di attivazione, andiamo e si parte a lavorare. Il WOD è semplicissimo, è un 27, 21, 15, 9 di 3 esercizi. Sono kettlebell swing, sono burpees e sono 400 metri di corsa. I pesi variano in funzione del nostro livello. Se siamo avanzati, i ragazzi utilizzano 32 kg, le ragazze 24. Se il nostro livello è intermedi, i ragazzi utilizzano 24 kg e le ragazze 16. Se siamo beginner, lavoriamo, se siamo ragazzi, con 16 kg, se siamo ragazze con 12 kg. Quello che fa la differenza in questo WOD è quello di mantenere un ritmo costante durante la fase dove utilizziamo i pesi, le kettlebell e i burpees e utilizzare la fase di corsa come un recupero attivo oppure come un lavoro costante. In funzione del livello dove siamo, non andiamo a camminare, ma piuttosto corriamo lentamente o corriamo ancora più velocemente, ma manteniamo un ritmo costante sulla corsa. L'obiettivo di ogni WOD non è vincere ogni volta una gara, ma è riuscire ad allenarci. Per allenarci al meglio, scegli il tuo ritmo e portalo avanti dall'inizio alla fine. Ciao, a domani per l'ultima puntata. Ciao ciao!